Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Halloween, un festival dell'horror inconciliabile con la fede cattolica ma anche con la ragione umana e il buonsenso. Così come il carnevale è festeggiato per lo più senza alcun riferimento religioso, semplicemente come festival dell'horror, promosso da consistenti interessi commerciali. Sono le parole del cardinale Giovanni Laiolo, presidente emerito del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Nonostante ciò, in Italia nel 2016 questa festa è stata celebrata da circa 10 milioni di persone e per questa sera si stima siano stati spesi oltre 300 milioni di euro per ornare noi e le nostre case a tema Halloween. E non mancano anche ricadute economiche positive sull'agricoltura, come per esempio la crescita nella produzione di zucche. Lei cosa ne pensa delle dichiarazioni del cardinale, prima di tutto? Penso che siano giustificate ma un po' eccessive. Fin dei conti si tratta di una festa, la gente ha voglia di divertirsi, è giusto che lo faccia anche con modi che magari non consideriamo tanto nostri. Comunque mi sono interessato tempo fa dell'origine di Halloween, ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che nella pianura padana, zona Cremona, Bassa Bresciana, eccetera, era usuale mettere dei lumini sulle finestre. E altrettanto usuale era che c'erano dei personaggi vestiti di nero con i cappellacci che giravano casa per casa spaventando i bambini e smettevano soltanto se il padrone di casa gli dava una scodella di vino. Quindi direi che non è una festa solo irlandese, anche noi ci abbiamo messo qualcosa di... Urca, io ho posizioni... estreme? Sì, dal punto di vista religioso... che diciamo non sono propriamente italiane, ecco, mi sento un po' internazionale, ecco, perché noi comunque di base siamo cattolici, quindi ecco, con le mie posizioni non, quel che esce dalla chiesa insomma non coincide. Esatto. Anche in questo caso, quindi, per quanto concerne Halloween, assolutamente sì. Poi comunque, parlando di religione cristiana cattolica, è una festa che non riguarda comunque la nostra cultura, è una cosa che viene dall'America, quindi è nata lì e quindi c'è stata questa contaminazione che sì, è diventata una moda, ecco, come può essere un San Valentino, anche se ci pensa che c'è tutto un business di base, ecco. Però secondo te questo non significa che non dovrebbe essere celebrata? Sì, no, beh, in un mondo dove c'è il commercio ormai si può festeggiare di tutto, ecco. Penso che siano molto estreme, nel senso che è una festa che non deve essere per forza legata alla religiosità, anzi è una festa pagana. Viene appunto negli Stati Uniti, è una festa che non ha niente a che vedere con il mondo cattolico e con il mondo religioso, e quindi non vedo perché debba essere unita a questa cosa. Lei festeggia Halloween? No, non ho al momento delle compagnie che hanno voglia di festeggiare Halloween. Questa sera assolutamente no, cioè farò una serata... Ma perché io in realtà non festeggio neanche San Valentino, ecco, ma è proprio una cosa mia, perché le festività, ecco, non le sento, preferisco, ecco, festeggiare quotidianamente o quando me lo sento, ecco, è un mio modo di essere, ecco. Tu hai, vedo che qua dei bambini sono tuoi? Sì. Quindi hai dei bambini e permetti loro di festeggiare Halloween? Sì, anche perché non ne posso fare a meno, perché a scuola festeggiano Halloween, all'asilo festeggiano Halloween, i loro amici si travestono e quindi non potrei farne a meno. C'è chi dice in realtà si festeggia la paura, il terrore, invece tu ritieni che comunque sia un gioco? Assolutamente sì, è più... è anche come uno trasmette la cosa ai bambini, no? Quindi una cosa è trasmettere la paura e l'aspetto negativo del mostro, e una cosa è trasmettere l'aspetto più giocoso e più legato un po' al travestimento, alle cose divertenti.